Sono un musicista blues e 2 anni fa ho deciso di provare, tentare la fortuna in America perché faccio questo lavoro da quando sono nato e qui in Italia purtroppo non ho avuto grandissime possibilità artistiche, pur lavorando tantissimo e a livelli anche alti. E mi sono fatto un gran bel giro sulla West Coast, passando da Sacramento per San Francisco, poi per Los Angeles e poi approdando nel posto, nella città che mi ha dato più possibilità sin da subito, e questa è la città di Portland, che si trova nello stato dell'Oregon, subito sopra la California, quindi sempre West Coast. Tacoma, that's what I said. Sono arrivato a Portland e ho trovato esattamente quello che cercavo, ovvero di poter suonare la mia musica in un posto in cui la mia musica è la loro musica e quindi è amata in particolar modo. Ed è stato bellissimo perché dopo questo viaggio la mia vita è cambiata. La mia vita è cambiata almeno in 2 modi. Il primo, forse quello più importante, è la serenità che è cresciuta dentro me stesso, sapendo che un posto dove posso fare il mio lavoro e stare bene c'è. Perché la frustrazione forse più grande è quella di avere una passione così grande e non poterla esercitare. È cambiata anche perché ho deciso di piano piano trasferirmi in America stabilmente, quindi sto facendo tutta una serie di cose che servono ad ottenere permessi, visti, eccetera, eccetera. Quindi per adesso farò un po' avanti e indietro, quindi facendo 3 mesi qui, 3 mesi lì. Infatti partirò a fine febbraio per la seconda volta. E quindi sì, ho veramente chiaro dentro me stesso che voglio andare a vivere lì e voglio rimanere lì. E sono stato spalleggiato tantissimo dalla mia famiglia perché mio padre è super musicultore, quindi 3.000 vinili a casa, mia madre suona la chitarra un po' per hobby e scriveva dei pezzi, diciamo sì, tipo pop anni 60, ecco, quando era ragazza, quindi diciamo che una chitarra a casa c'è sempre stata, per cui mi ritengo anche tanto fortunato di aver avuto la possibilità di comprendere queste cose da così giovane, ecco. Sicuramente voi conoscerete il famosissimo Festival Blues italiano che fanno a Isola del Liri tutti gli anni. E Isola Liri è gemellata con la città di New Orleans proprio per questo motivo, proprio per la passione che accomuna le due città, cioè il blues. E siccome tutti quanti i musicisti di Portland che mi dicevano «Ma come mai tu suoni il blues in maniera così autentica? Come mai noi suoniamo insieme, non abbiamo mai fatto le prove, non c'è stato bisogno di dirci nulla e abbiamo portato a casa tutte le serate delle 25 serate che abbiamo fatto insieme?» E io rispondevo sempre dicendo, beh, io posso ritenermi fortunato perché a Roma negli anni 80, negli anni 90, fino alla, sì, penso oltre la metà degli anni 90, c'è stato un grandissimo fermento di blues, in generale della musica dal vivo, e quindi io, diciamo, ho preso un po' la scia di questo fermento che c'era a Roma. E, poi però, insomma, diciamo che il momento storico ha iniziato
la sua discesa. Mi dispiace dire questa cosa, però è vero. Per cui diciamo che non ho potuto approfittare di quel fermento, ma sono potuto crescere musicalmente grazie a quel fermento, perché ho visto tantissimi concerti blues. Per cui, dicevo, sostanzialmente i musicisti di Portland non sanno questa cosa. E io ho pensato, come? Non lo sanno. I musicisti blues di Roma gli piacciono tanto. Perché non provare a gemellare la città di Portland e la città di Roma? Tant'è che io ho registrato un disco con questi cinque bluesmen che sono Ben Rice, Dave Mellian, Joseph Barton e Ed Neumann a Portland, nello studio oltretutto di uno dei batteristi di una band storica americana che è la band dei Black Crowes, e ho chiamato questo progetto Rome Meets Portland, che è praticamente la motivazione per cui ci siamo trovati insieme, abbiamo suonato, abbiamo creato musica e abbiamo deciso di fare questo disco che si chiama così. Sarebbe bellissimo trovare le persone che avrebbero interesse a curare tutte quelle cose che io non so fare, che mi permetterebbero appunto di gemellare Roma e Portland. Sarebbe fantastico, e so già per certo che i musicisti di Portland sarebbero onorati di fare questa cosa. Se c'è una cosa che posso sicuramente dire di fare un viaggio in America è che, come dicevamo prima, ti cambia la vita. È ovvio che se sei uno come me che ha delle velleità artistiche è ovviamente meglio, ma per un sacco di cose io consiglio a tutti di andare a fare un giro, ecco.